della campana. I vecchi del villaggio si avviarono curvi giù per la strada. Alcuni bambini dalle facce vispe saltellavano allegri accanto ai loro genitori o fingevano un'andatura più grave e severa, consci della dignità che conferivano gli abiti festivi. Alcuni azzimati giovanotti guardavano in tralice le graziose fanciulle e si immaginavano che il sole della domenica le rendesse più leggiadre che nei giorni feriali. Quando la folla fu quasi tutta passata attraverso il portico, il sacrestano fece rintoccare la campana, tenendo fisso l'occhio sulla porta del presbiterio. Non appena avesse scorto il sacerdote, avrebbe smesso di suonare. «Ma che mai si è messo sul volto il buon pastore Hooper?» si chiese stupito il sacrestano. Tutti quelli che lo udirono si voltarono immediatamente e scorsero il signor Hooper che, lento e immerso nei propri pensieri, avanzava verso la chiesa. Come di comune accordo, tutti sobbalzarono, rivelando maggior stupore di quello che avrebbero provato se qualche ignoto pastore fosse venuto a spolverare i cuscini del pulpito del reverendo Hooper. «Ma siete sicuro che sia veramente il nostro pastore?» chiese al sacrestano il rispettabile signor Gray. «Senza dubbio che è il nostro buon signor Hooper», rispose il sacrestano. «Avrebbe dovuto scambiar pulpito col pastore Schutz di Westbury, non fosse che ieri il signor Schutz si è scusato dovendo predicare un funerale». La causa di tanto stupore può sembrare forse insignificante. Il signor Hooper, una persona dall'aspetto distinto, sui 30 anni, sebbene ancora scapolo, era vestito con tutto il decoro confacente a un sacerdote, come se una premurosa moglie gli avesse insaldato il colletto e rimosso la polvere della settimana dal vestito domenicale. Nel suo aspetto non vi era che una cosa notevole. Stretto attorno alla fronte, gli pendeva davanti alla faccia un velo nero, che era mosso dal respiro del pastore. Visto più da vicino, esso sembrava formato da un pezzo di crespo raddoppiato che nascondeva interamente il volto, tranne la bocca e il mento, ma con ogni probabilità non gli impediva di vedere, anche se diffondeva un'ombra scura su tutte le cose, viventi o inanimate. Con quella cupa ombra dinanzi agli occhi, il buon signor Hooper continuò dunque a procedere, come al solito, lento e tranquillo, un po' curvo e con lo sguardo rivolto a terra, siccome usano le persone astratte, senza però dimenticare di rivolgere un gentile cenno di saluto a quanti dei suoi parrocchiani ancora si trovassero sui gradini della chiesa. Ma questi erano così stupefatti che quasi si dimenticavano di rispondergli. «Mi pare quasi impossibile che il volto del nostro buon signor Hooper si trovi dietro quel velo di crespo», disse il sagrestano. «È una cosa che non mi piace», mormorò una vecchia, mentre zoppicando entrava in chiesa. «Si è trasformato in qualcosa di tremendo con quel semplice velo che gli nasconde la faccia». «Il nostro pastore è impazzito!» Gli non parve infatti partecipare alla diffusa commozione finché il signor Hooper non ebbe salito gli scalini e non si fu mostrato sul pulpito, fronteggiando la sua congregazione, sempre col velo nero che gli intercettava lo sguardo. Il misterioso emblema non fu mai sollevato. Venne scosso dal ritmo del respiro mentre il sacerdote recitò il salmo, diffuso un'ombra cupa tra lui e la pagina quando lesse la Sacra Scrittura. Anche durante la preghiera si posò greve sul volto sollevato verso l'alto. Intendeva forse nascondere il suo viso all'essere tremendo cui si rivolgeva? L'effetto di questo semplice pezzo di crespo fu tale che più di una donna dai nervi un po' delicati si trovò nella necessità di uscire di chiesa. E tuttavia quella accolta di pallidi volti presentava al pastore una visione non meno terribile di quanto apparisse loro il velo nero. Il signor Hooper godeva la fama di predicatore valente, ma non molto energico.
Egli cercava di avviare i suoi parrocchiani sulla strada che conduce al cielo, con miti e suasive influenze, più che non ve li incalzasse coi fulmini del Verbo. Il sermone che pronunziò quel mattino era improntato alle sue abituali caratteristiche oratorie, ma vi era qualcosa nel tono con cui venne letto o nell'immaginazione dell'uditorio che lo rese di gran lunga il più potente che le labbra del pastore avessero mai pronunziato. Era colorato, forse più cupamente del solito, dalla gentile malinconia propria al carattere del signor Hooper. L'argomento trattato si riferiva al peccato segreto, a quei desolati misteri che cerchiamo di nascondere anche ai nostri più prossimi e ai nostri più cari amici, che vorremmo volentieri celare alla nostra stessa coscienza, dimenticando che l'Onnisciente è sempre in grado di vederli. Le sue parole erano pervase da una sottile magia. Ciascun membro della congregazione, anche la fanciulla più innocente, l'uomo dal cuore più indurito, sagacemente, lasciando capire che erano in grado di risolvere il mistero, mentre uno o due affermavano che non esisteva mistero alcuno, solo che il signor Hooper si era affaticato gli occhi in lunghe veglie notturne, così che adesso doveva proteggerli da una luce troppo viva. Dopo un breve intervallo uscì anche il buon signor Hooper, che seguiva da presso il suo gregge. Volgendo il suo viso velato ora verso un gruppo, ora verso l'altro, egli manifestò la debita reverenza ai capi canuti, salutò le persone di mezza età con la dignitosa gentilezza che si addice a un amico, che sia al tempo stesso guida spirituale, si rivolse ai giovani con un misto di autorità e amorevolezza e impose le mani sul capo dei bambini per benedirli. Così aveva sempre fatto ogni domenica. Ma quel giorno la sua cortesia non venne retribuita che da sguardi curiosi e stupefatti. Nessuno aspirava all'onore di accompagnare il suo pastore, come avevano sempre fatto prima. Il vecchio signor Sanders, senza dubbio per un improvviso difetto di memoria, si dimenticò di invitare il pastore Hooper alla sua tavola, dove il buon sacerdote aveva avuto l'abitudine di benedire il cibo quasi ogni domenica da che era giunto in quel paese. Egli si avviò pertanto verso il presbiterio e nel momento di chiudere la porta si volse a osservare i suoi fedeli, ognuno dei quali teneva gli occhi fissi sul pastore. Un melanconico sorriso trapelò leggero sotto il velo, gli increspò un istante le labbra e baluginò mentre egli scompariva in casa. «Che cosa strana», disse una signora, «che un semplice velo nero, quale qualsiasi donna potrebbe benissimo portare sul cappello, sia diventata una cosa tanto tremenda sul volto del signor Hooper». «Certamente c'è qualcosa fuori posto nell'intelletto del signor Hooper», osservò suo marito, che era il medico del villaggio. «Ma il curioso di tutto l'affare è l'effetto della sua influenza
ma si deve pensare che il signor Hu seguirono rattristando tutta la strada. Li precedeva la morta, chiudeva il corteo il signor Hooper, sempre coperto dal suo velo nero. «Perché vi volgete indietro?» chiese una persona del corteo funebre alla sua compagna. «Avevo la strana impressione», rispose questa, «che il ministro e lo spirito della fanciulla camminassero insieme, tenendosi per mano». «Anch'io l'ho avuta, e nello stesso istante», rispose l'altra. Quella sera la più graziosa coppia nel villaggio di Milford doveva essere unita in matrimonio. Sebbene considerato persona melanconica, il signor Hooper in siffatte occasioni sfoggiava una placida letizia, che sovente riscuoteva un sorriso di simpatia, dove allegria più vivace e chiassosa si sarebbe mostrata inutile o fuori luogo. Nessuna qualità del suo carattere lo rendeva caro ai suoi parrocchiani più di questa. Le persone che si erano riunite per il matrimonio attendevano con impazienza il suo arrivo, fidando che il misterioso sgomento che si era addensato attorno alla sua persona durante tutto il giorno sarebbe stato infine disperso. Se mai vi fu altro matrimonio così sinistro, fu solo quello ormai celebre in cui suonarono a morto. Compiuta la cerimonia, il signor Hooper sollevò un bicchiere di vino alle labbra, augurando felicità alla coppia di giovani sposi, con un discorso di gentile arguzia che avrebbe dovuto illuminare i volti degli ospiti come un allegro raggio di luce che sprizzi dal focolare. In quel preciso istante, scorgendosi per un momento in uno specchio, il velo nero infuse sullo spirito del pastore lo stesso orrore che aveva destato in tutti gli altri. La sua persona fu corsa da un brivido, le labbra sbiancarono ed egli versò sul tappeto il vino che non aveva ancora assaggiato e si precipitò fuori nella tenebra. Anche la terra s'era celata dietro il suo velo nero. Il giorno dopo l'intero villaggio di Milford non sapeva parlare d'altro se non del velo nero del pastore Hooper. Questo e il mistero che vi era implicato formarono l'argomento delle chiacchiere scambiate tra i conoscenti che si incontravano sull'angolo della strada, tra le buone comari che spettegolavano dalle finestre aperte. Era la prima notizia che il taverniere comunicava ai suoi avventori. I bambini ne parlavano mentre si recavano a scuola. Un monello, dotato di spirito di imitazione, si coprì il volto con un vecchio fazzoletto nero e riuscì a spaventare tanto i suoi compagni che si atterrì lui stesso e per poco non perse il senno per questa sua trovata d'ingegno. Presentata l'opportunità, non erano mai mancate le persone pronte a dargli consigli che egli, d'abitudine, non si mostrava restio ad accettare. Anzi, se aveva un difetto, era proprio questa sua morbosa mancanza di sicurezza, tanto che anche la più lieve censura lo induceva a considerare un atto assolutamente innocente come un delitto. Ebbene,
Per quanto tutti conoscessero bene questa sua amabile debolezza, nessuno tra i suoi parrocchiani ebbe l'ardire di fargli qualche amichevole rimostranza a causa del velo nero. Si era diffuso un senso di paura, non confessato apertamente né pienamente taciuto, che faceva sì che ognuno cercasse di passare la propria responsabilità a un altro, finché alla fine parve opportuno inviare una deputazione di fedeli con l'incarico di trattare col signor Hooper di questo mistero, prima che desse origine a Così rimasero seduti un considerevole lasso di tempo. Fronte alla bocca leggermente palpitava ogni suo respiro. No, disse lei sorridendo, non v'è nulla di terribile in questo pezzo di crespo, se non il fatto che nasconde un volto che sono sempre stata lieta di contemplare. Vi prego, mio buon signore, permettete che il sole torni a brillare di dietro alla nube. Anzitutto rimuovete il velo e poi spiegatemi perché l'avete messo. Il sorriso del signor Hooper baluginò vago. Giungerà un'ora, rispose, quando noi tutti deporremo il velo. Non offendetevi, mia cara amica, ma sino a quell'ora porterò questo pezzo di crespo. Anche le vostre parole sono un mistero, rispose la giovane donna. Rimuovete almeno il velo da quelle. Sarà fatto, Elizabeth, rispose lui, almeno per quanto me lo permette il mio voto. Sappiate dunque che questo velo è un'allegoria, un simbolo, e che io sono obbligato a portarlo per sempre, sia alla luce che nelle tenebre, nella solitudine come di fronte agli occhi delle moltitudini, con gli estranei così come con i miei più intimi amici. Nessun occhio umano mi vedrà mai più senza di esso. Questa cupa ombra deve separarmi per sempre. Amato e rispettato siate, potranno nascere dicerie, che voi nascondete il volto per la coscienza di un qualche segreto peccato, in considerazione del vostro stesso sacro ufficio, eliminato ogni possibilità di scandalo. Le guance le si imporporarono, quando alluse alla natura dei pettegolezzi che già si erano diffusi.
ciò che le persone dolci e timide si sarebbero scartate per evitarlo, mentre altre, con ostentazione, avrebbero cercato di trovarsi sul suo cammino per dar prova di spregiudicatezza. L'impertinenza di questi ultimi lo obbligò a rinunziare alla sua abituale passeggiata vespertina sino al cimitero, perché quando egli si poggiava pensoso al cancello, incontrava sempre qualche faccia che lo scrutava di dietro le lapidi, fissando il suo velo nero. Si diffuse anche la favola che egli era attirato in quel posto dallo sguardo dei morti. Molto lo afflisse, sì nel più profondo del cuore, osservare come i bambini fuggivano i suoi passi e interrompevano le loro ricreazioni più allegre, quando la sua melanconica figura era ancora assai lontana. La loro istintiva paura gli fece sentire più fortemente di ogni altra cosa che un orrore soprannaturale era strettamente intessuto nei fili di quel crespo. Infatti, si sapeva che la sua antipatia per il velo era diventata così veemente che egli non si fermava mai di proposito dinanzi a uno specchio, né si chinava a bere a una tranquilla polla d'acqua per non scorgere in quel placido seno l'immagine che l'avrebbe atterrito. Fu questo appunto che conferì una certa credibilità alla sentirsi in simpatia. La morte aveva ormai snudato il suo volto. C'era gente che veniva da assai lontano per assistere alle cerimonie nella sua chiesa, col semplice vano proposito di contemplare la sua persona, perché naturalmente non potevano scorgerne il volto. Ma molti di essi si sentivano colti dai brividi prima di andarsene. Una volta, durante l'amministrazione del governo Belcher, il signor Hooper venne incaricato di pronunziare il sermone delle elezioni. Sempre coperto dal suo velo, egli si presentò dinanzi al magistrato supremo, al consiglio e ai rappresentanti e produsse una così profonda impressione che le leggi passate in quell'anno si fecero notare per la cupa e religiosa severità che aveva caratterizzato i nostri antichi governi. In questo modo il signor Hooper trascorse una lunga vita, irreprensibile per quanto concerne ogni sua azione, eppure avvolta da un sinistro sospetto. Gentile e affettuoso, sebbene mai amato e oscuramente temuto, un uomo che viveva in disparte tra gli uomini, evitato nelle ore di salute e gioia, ma sempre invocato quando una mortale angoscia li torturasse. Col passare degli anni, quando la neve cadde sui capelli che sormontavano quel velo, egli acquistò un nome in tutte le chiese della Nuova Inghilterra e venne chiamato Padre Hooper. Quasi tutti i suoi parrocchiani, che erano già in c'erano i diaconi e altri membri della sua congregazione, eminenti per pietà.
Vi era anche il reverendo signor Clark di Westbury, un giovane zelante sacerdote che si era affrettato per giungere in tempo a pregare al capezzale del moribondo pastore. V'era pure l'infermiera, in questo caso non una persona prezzolata, ma una donna il cui calmo affetto era rimasto inalterato tutto quel tempo nel segreto del suo cuore, nella solitudine, tra i geli dell'età, e non sarebbe venuto meno neanche. Durante tutta la sua vita quel pezzo di velo era rimasto sospeso tra lui e il mondo. L'aveva segregato dalle gioie dell'amicizia, dall'amore di una donna e l'aveva tenuto chiuso in quella che è la più triste. Vaneggiava, ondeggiando incerta tra il passato e il presente, a intervalli lanciandosi, per così dire, nella vaga imprecisione del mondo che lo attendeva. Westbury. Venerabile padre Hooper, esclamò, ormai si approssima il momento della vostra liberazione. Siete disposto a che venga rimosso il velo che separa il tempo dall'eternità? Padre Hooper dapprima rispose semplicemente con un debole moto del capo. Poi, temendo forse che il senso dei suoi gesti restasse dubbio, fece uno sforzo e parlò. Sì, disse con voce fioca, la mia anima attende, paziente e stanca, che venga rimosso quel velo. «Vi pare opportuno», riprese il reverendo Clark, «che un uomo così dedito alle preghiere, di così scrupoloso esempio, santo in opere e pensieri, per quanto almeno può giudicare intelletto umano, vi pare opportuno che un padre della Chiesa debba lasciare la sua memoria velata da un'ombra simile, che sembra macchiare una vita così integra? Vi prego, mio venerabile fratello, evitate una simile disgrazia. Concedete che ci rallegriamo all'aspetto trionfante che voi certo assumerete mentre vi avviate verso il premio che vi attende». Prima che venga sollevato il velo dell'eternità, permettete che io sollevi il velo che copre il volto vostro. Mentre diceva queste parole, il reverendo Clark si chinò per svelare il mistero di tanti anni. Ma con un improvviso ritorno di energia che stupì e atterrì tutti i presenti, padre Hooper estrasse ambedue le mani da sotto le coperte e le schiacciò vigorosamente sul velo nero, deciso a lottare se il pastore di Westbury avesse mai voluto ostacolare il suo estremo desiderio. «Mai!» rispose il sacerdote velato, mai su questa terra. Infelice vegliardo, esclamò allora il ministro atterrito, con quale orribile delitto sull'anima vostra vi presentate in questo momento al giudizio divino. La respirazione difficile gonfiava il petto di padre Hooper, gli rantolava in gola. Con uno sforzo tremendo, brancolando con le mani, il moribondo parve afferrare la vita che stava per sfuggirgli e trattenerla finché non avesse parlato. Si rizzò persino a sedere sul letto e, rabbrividendo tra le braccia della morte che già l'avevano stretto, rimase col velo nero che gli pendeva tremendo sul volto, simboleggiando e adunando i terrori di una vita intera. Eppure il fioco e mesto sorriso, tante volte percepito, parve nuovamente brillare dall'oscurità ed errare fugace sulle sue labbra stanche. «Perché mai tremate di me solo?» chiese, volgendo il viso velato a scrutare il circolo di tutti gli impalliditi astanti. «Tremate anche di voi stessi. Forse che gli uomini m'hanno evitato e le donne non m'hanno mostrato alcuna tenerezza e i bambini si sono messi a urlare, sono fuggiti solo per il mio velo nero. Che cosa, tranne l'oscuro mistero che sembra rappresentare, che cosa ha reso così tremendo questo pezzo di crespo?
Quando l'amico rivelerà il suo cuore più segreto all'amico, l'innamorato alla propria innamorata, quando l'uomo non cercherà inutilmente di sfuggire all'occhio del creatore, tesaurizzando il turpe segreto dei suoi delitti, allora consideratemi un mostro per il simbolo sotto il quale sono vissuto e ora muoio. Io mi guardo in giro ed ecco, su ogni volto scorgo un velo nero. Mentre i suoi uditori evitavano di guardarsi in mutuo terrore, padre Hooper ricadde sul guanciale, velato cadavere, con un leggero sorriso che gli si era gelato sulle labbra. Sempre velato, essi lo deposero nella bara e fu un velato cadavere che recarono alla tomba. Ormai l'erba di molti anni è cresciuta e appassita su quella tomba, la lapide tombale è tutta coperta di musco e il volto del buon signor Hooper è tornato polvere. Ma resta tremendo il pensiero che quel volto sia tornato polvere sotto quel velo nero.